Il comune e la biblioteca di Ossimo vogliono valorizzare i giovani del paese che si stanno facendo apprezzare per le loro qualità umane e creative. Per questo Agnese Zani e la piccola Giada Pedersoli hanno ricevuto un semplice ma significativo attestato. Agnese Zani quest'estate ha vinto il concorso fotografico della consulta pastorale e della rete Informa Giovani dedicato al mondo del volontariato. Era una fotografia che ritraeva me e una mia amica durante un momento di gioco in una disale Grest. Stavamo facendo il gioco della mela e mi piace molto perché comunque rappresenta, cioè siamo felici e si vede che ci stavamo divertendo. Infatti il Grest non è che noi animatori dobbiamo solo stare con i bambini. La giovanissima stilista Giada Pedersoli invece è in partenza per Roma, dove domenica sarà ospite di Laura Biagiotti, che l'ha premiata per il suo abito inventato per la Barbie. Come amministrazione comunale siamo stati veramente molto contenti e soddisfatti di avere due eccellenze quali Giada e Agnese, che hanno raggiunto importantissimi traguardi nei rispettivi ambiti e progetti, e quindi ci pareva doveroso e carino nei loro confronti dargli una premiazione e che sia una dimostrazione della felicità dell'amministrazione, ma crediamo anche dell'intera popolazione di Ossimo. La consegna degli attestati si è svolta all'interno di uno degli incontri del progetto Ciaccolando, che offre ai bambini e ai ragazzi di Ossimo momenti di incontro e di confronto. Cioè, siamo tutti in gruppo e cioè, ci vediamo comunque, siamo tutti tra amici e quindi ci si diverte anche a non fare niente. Il Ciaccolando da tempo interagisce con i ragazzi insuperabili, abbattendo così le barriere della diversità. Per quel che mi riguarda, credo che sia stato già fatto l'anno scorso un ottimo lavoro e quest'anno stiamo cercando di riproporlo a lunga durata. Insieme i ragazzi insuperabili e quelli del Ciaccolando stanno creando gli addobbi di Natale e i lavoretti da mettere in vendita nelle prossime festività.